La gioia di attraversare la porta della misericordia si accompagna all'impegno di accogliere e testimoniare un amore che va oltre la giustizia, un amore che non conosce confini. È di questo infinito amore che siamo responsabili nonostante le nostre contraddizioni. Papa Francesco ha aperto la Porta Santa di San Giovanni in Laterano prima di celebrare la messa nella Basilica e ha invitato tutti a vivere questo giubileo della misericordia con gioia, perché inizia il tempo del grande perdono. È il momento per riscoprire la presenza di Dio e la sua tenerezza di Padre. Dio non ama le rigidità. Lui è Padre, è tenero. Davanti alla Porta Santa che siamo chiamati a varcare, ci viene chiesto di essere strumenti di misericordia, consapevoli che saremo giudicati su questo. Varcare le porte sante a Roma, come in tanti luoghi nel mondo, vuol dire immergersi nell'infinito amore del Padre Celeste che trasforma e rinnova la vita. Vuol dire colmare il proprio cuore di gioia per il Natale ormai vicino, scacciando ogni forma di tristezza. In un contesto storico di grandi soprusi e violenze, ad opera soprattutto di uomini di potere, Dio fa sapere che Lui stesso regnerà sul suo popolo, che non lo lascerà più in balia dell'arroganza dei suoi governanti e che lo libererà da ogni angoscia. Oggi ci viene chiesto che non ci lasciamo cadere le braccia a causa del dubbio, dell'impazienza o della sofferenza. Nella cattedrale di Roma il Pontefice non ha dimenticato i tanti motivi che oggi possono appesantire il cuore delle persone privandoli della speranza, ma ha chiesto a tutti di non cedere allo sconforto. Non possiamo lasciarci prendere dalla stanchezza. Non ci è consentita nessuna forma di tristezza, anche se ne avemmo motivo per le tante preoccupazioni e per le molteplici forme di violenza che feriscono questa nostra umanità. Nella terza domenica di Avvento sono state aperte diverse porte sante nel mondo, così come pure quella della Basilica Papale Romana di San Paolo fuori le mura. Il rito è stato presieduto dal cardinale arciprete James Harvey, che ha sottolineato che questo è il tempo della Chiesa di ritrovare il senso della missione e di far sentire a tutti quell'amore di Dio che perdona, che consola e che dona la speranza.